Benvenuto a Gli Enigmi della Sfinge. In origine le sfingi erano intese come personificazioni del sovrano. La testa umana, con il copricapo del faraone, era fusa al corpo di un leone a simboleggiare le qualità positive possedute tanto dal maestoso animale quanto dal faraone: forza, rapidità di attacco e indiscutibile autorità. Per queste stesse virtù, la sfinge era considerata un simbolo di protezione. Per questo motivo, file di sfingi costeggiavano il dromos a protezione del sentiero percorso dagli dei per raggiungere il tempio. Nel corso dei secoli, storici e appassionati si sono chiesti chi avesse costruito le sfingi, per quale scopo e che cosa rappresentassero. Sono domande ancora senza risposta. Esistono tuttavia diverse teorie, alcune più accreditate di altre. Una teoria ipotizza che Diedefra avesse scelto di rendere omaggio a Cheope, suo padre, erigendo la grande sfinge di Giza. Il tempio in pietra sul lato orientale della Sfinge sarebbe stato aggiunto successivamente da suo fratello e successore Khefren per rafforzare il culto divino dedicato al padre. Sarebbe stato il primo tempio egizio orientato verso il sole. Un'altra teoria suggerisce che la Sfinge sia stata costruita da Khefren per rappresentare se stesso. Gli argomenti a sostegno di questa ipotesi si basano sul fatto che le basi di calcare utilizzate per la costruzione del Tempio della Sfinge sono geologicamente e architettonicamente simili a quelle del Tempio a Valle di Khefren. Altri ancora ritengono sia stato lo stesso Cheope a far costruire la Sfinge, che venne poi ultimata dai suoi successori Diedefra e Khefren. Queste argomentazioni si basano sullo stile delle incisioni, la tipologia del Nemes e l'assenza di barba al tempo della costruzione. Sebbene ci sia arrivata un'immagine monocromatica dei monumenti e delle statue dell'antico Egitto, non bisogna mai dimenticare che nell'antichità ogni cosa era dipinta. L'azione del sole sui pigmenti, l'erosione della sabbia, il clima e l'inesorabile effetto del tempo hanno purtroppo cancellato i magnifici colori della Sfinge di Giza. La testimonianza di uno studioso arabo del XII secolo, Abd al-Latif al-Baghdadi, indica che tracce di rosso fossero ancora visibili ai suoi tempi. Oggi, tuttavia, gli unici colori rimasti sono le tracce di rosso vicino alle orecchie della Sfinge e di blu e giallo sul Nemes, come da tradizione per quel tipo di copricapo. I pigmenti per il colore rosso erano fatti a mano, ottenuti mescolando differenti materiali quali argilla, sabbia di quarzo ed ematite finemente tritata. Nell'antico Egitto c'era una forte simbologia legata al rosso. Era sia il colore della vita che della morte. Poteva rappresentare le sabbie del deserto come lo splendore del sole. Il rosso era anche associato al dio Set, vendicativo e distruttore. Deshret, il termine egizio per il colore rosso, era anche la parola che indicava il deserto o la corona reale del Basso Egitto. Nell'arte egizia il rosso era anche il colore usato per dipingere gli uomini, mentre per le donne veniva usato il giallo.
È possibile che vi siano stati dei tentativi di restaurare i colori durante il regno della dinastia saitica, 600 anni antecedente a Cleopatra, come indicato sulle note della stele dell'inventario scoperta nel 1858 da Auguste Mariette. Per questo motivo il team ha deciso di rappresentare la Sfinge con tutti i suoi colori, sebbene al tempo di Cleopatra essi avrebbero dovuto essere già scomparsi. Risalente alla quarta dinastia, approssimativamente intorno al 2600-2500 a.C., la grande Sfinge di Giza è la Sfinge più grossa e antica di cui siamo a conoscenza. Scolpita da un blocco naturale di calcare, la Sfinge misura 19,8 metri in altezza, 73,2 di lunghezza e 14 in larghezza. Per levigare l'imponente monumento, numerosi blocchi di calcare vennero aggiunti successivamente alla fase iniziale della costruzione. Da allora sono stati fatti numerosi tentativi di conservazione. La levigatura raffigurata nel gioco integra aspetti dei moderni restauri. Il team ha fatto questa scelta per rappresentare al giocatore una versione più iconica della Sfinge di Giza. Oggi la Sfinge viene chiamata la Terrificante. Questo appellativo è una traduzione dall'arabo Abu el Hol, a sua volta derivante dal termine copto Baluba. L'intera Sfinge è stata scolpita sul posto da un promontorio di roccia viva. La testa è stata ricavata da una roccia calcarea del Mukattam e il corpo, scolpito sul luogo, nella pietra viva. Il disfacimento della Sfinge è in gran parte dovuto all'erosione del vento sui differenti tipi di calcare usati nella costruzione. La quantità di sodio contenuta nelle falde acquifere su cui poggia la pietra è anch'essa un fattore rilevante. Il letto di roccia naturale si intravede attraverso le stratificazioni oblique del corpo della Sfinge, somiglianti al calcare circostante. Fin dall'antichità si è sempre creduto che vi fosse una tomba nascosta all'interno della Sfinge. Si pensa che i tentativi di saccheggiare la Sfinge siano cominciati già dal primo periodo intermedio. Da allora sono stati fatti numerosi altri tentativi di svelare i segreti della Sfinge, lasciando cicatrici indelebili sul monumento. Un ingresso sul lato posteriore della Sfinge, lungo 12 metri e ricavato al tempo dei faraoni, destò parecchie curiosità. Benché Tutmose IV avesse tentato di farlo sigillare, fu probabilmente riaperto dai saccheggiatori. Fu riscoperto da Howard Weiss e più recentemente mappato da Mark Lehner. Questo ingresso posteriore conduce a diverse cavità di alcuni metri ciascuna, situate nel corpo della statua e sotto la superficie del suolo. Il team ha sfruttato questa opportunità per estrapolare qualcosa di più. Sebbene in tempi recenti non ci siano state importanti scoperte relative alla Sfinge di Giza, nuove ipotesi e teorie continuano ad emergere. Senza la verifica fornita dalle fonti archeologiche, tuttavia, esse rimangono non dimostrabili. La prima delle tante teorie sul significato della Sfinge di Giza ipotizza che questa fosse in origine una colossale statua del dio Anubi.
La sua argomentazione principale è che la testa della Sfinge sia sproporzionata rispetto al resto del corpo. La seconda teoria sostiene che la rappresentazione di due sfingi sulla stele di Tutmose IV indicherebbe che un'altra sfinge di pietra sia esistita nello stesso luogo, forse in posizione simmetrica, sull'altra sponda del Nilo. Tuttavia, nessuna di queste teorie può essere verificata in alcun modo. Diversi progetti scientifici basati sulle nuove tecnologie sono stati avviati negli ultimi anni. Il più importante è stato condotto da Mark Lehner e il suo staff, specializzato nello studio dell'altopiano di Giza, che comprende anche il sito della Sfinge. I rilievi hanno reso possibile individuare diversi strati di erosione e i materiali usati per costruire la Sfinge e di analizzare le zone più fragili da tutelare. Dopo una serie di tentativi senza successo, Lehner decise di ricorrere ai rilievi fotometrici per riprodurre fedelmente le proporzioni della Sfinge. Ciò che la Sfinge di Giza rappresentava durante la costruzione e come essa fosse percepita dagli egizi del Nuovo Regno sono due faccende molto diverse. Originariamente rappresentazione del sovrano permeato dalla forza del leone, la Sfinge venne infine considerata come rappresentazione diretta della divinità. Secondo una teoria, i sovrani del Nuovo Regno credevano che la Sfinge di Giza fosse quella che riconosceva e legittimava il sovrano d'Egitto. Pertanto, benché la Sfinge di Giza fosse parzialmente sepolta dalla sabbia durante il suo regno, Amenofi II sapeva che il monumento aveva una grande importanza. Amenofi II fece erigere un altro tempio presso la Sfinge, dedicato a Horemachet, in omaggio ai suoi predecessori Cheope e Chefren. Divenne abitudine di questa dinastia passare del tempo presso la Sfinge insieme alla corte reale. Il suo santuario divenne noto come Setepet, il luogo prescelto. L'egittologo Mark Lehner riteneva che Amenofi II avesse fatto costruire una statua di se stesso collocata tra le zampe della Sfinge, presumibilmente per dare autorevolezza al suo regno, insieme ad una stele rinvenuta da Selim Hassan. Anche molti altri faraoni di questa dinastia, come Tutankhamon e Ramsete II, lasciarono il segno del loro passaggio in maniera simile. Non si fecero certo scrupoli a prelevare pietre dai templi e dalle piramidi vicine, come fece anche Tutmose IV, figlio e successore di Amenofi II. Addormentato tra le zampe della Sfinge, il futuro Tutmose IV vide in sogno il dio Horemachet proclamare la sua imminente ascesa al trono dei due regni. L'evento si sarebbe avverato solo se Tutmose avesse rimosso la sabbia che ricopriva la Sfinge. La maestosa guardiana e personificazione del dio non doveva essere celata dalle sabbie del deserto. La stele di 15 tonnellate fatta erigere da Tutmose IV per commemorare il suo sogno fu scoperta nel 1818 dall'egittologo italiano Giovanni Battista Caviglia, impegnato nell'impresa di liberare dalla sabbia la Sfinge che ne era stata nuovamente ricoperta. Cercando un'apertura d'ingresso nella struttura della Sfinge, scoprì invece una cappella a cielo aperto e delle stele tra le zampe. Erano ancora presenti le ceneri di una cerimonia. Protette dalla sabbia, si trattava forse dei resti di uno degli ultimi riti di epoca romana. Lo stesso anno Caviglia rinvenne dei frammenti della barba della Sfinge, probabilmente aggiunti durante il Nuovo Regno.
Molti di questi frammenti sono custoditi in vari musei del Cairo e uno di essi è esposto al British Museum insieme a un frammento dell'ureo appartenente al copricapo della Sfinge. Si ritiene che questo frammento di barba sia stato mantenuto al suo posto dalla statua di Amenofi II, presumibilmente situata sotto la testa della Sfinge. Una leggenda vuole che il naso della Sfinge di Giza sia stato distrutto al tempo di Napoleone Bonaparte da una cannonata dell'esercito francese durante l'addestramento. Tuttavia, incisioni antecedenti alla campagna d'Egitto ritraevano già la Sfinge senza il naso, a dimostrazione che esso era stato rimosso prima dell'arrivo dei francesi. L'ipotesi più plausibile è basata sulle ricerche dello storico tedesco Ulrich Harman. Negli anni Ottanta, Harman assemblò una serie di fonti medioevali di autori arabi. Scoprì così che la Sfinge era un tempo vista come un simbolo benevolo, una divinità propiziatrice del sedimento che attraverso le inondazioni alimentava i raccolti. Intorno al 1378, un sufi di nome Mohammed Sahim Haldar, che non sopportava la vista del monumento, in un gesto iconoclasta ruppe il naso della Sfinge. Secondo il testo, per questo gesto fu impiccato e bruciato tra le gambe della Sfinge. Fai con calma, aspetterò. Gli antichi egizi non vanno da nessuna parte.